Allora, nuovo vlog. Lo sto registrando prima, cioè oggi mercoledì. Voi questo vlog lo vedete sabato, perché non riesco, dato che lavoro, non riesco a registrare il vlog di giovedì e venerdì, per cui lo registro prima. Comunque, niente, ho fatto colazione, ho mangiato i pancake alla banana, come avete visto, fatti. E ovviamente erano buoni. Adesso andiamo al mercato a Cernobbio, che c'è il mercato, per cui andiamo a fare un giro al mercato di Cernobbio. Oggi è una bellissima giornata. E niente, poi vi faccio vedere due cose che ho comprato a Lidl, che ho comprato una settimana fa, mi sembra. E poi non lo so, vi faccio vedere cosa faccio oggi. E credo altre cose. Adesso vediamo se riesco a farmele vedere tutte, se no niente. Calcolate che massimo li farò durare 25 minuti di video. Anche perché ho notato che molte persone guardano i miei video solo se durano di più. Se durano di meno, ad esempio 10 minuti, pochissima gente. Non lo so perché, ma ho notato questa cosa sul mio canale, che se i miei video durano 20 minuti li guardano, se durano 10 minuti non li guarda nessuno. Boh, è strano, non lo so. Comunque, detto questo, andiamo al mercato e poi vi faccio vedere tutto quello che faccio. Ci vediamo dopo. Thank you.
casa è bellissima, fatta così, fuori. Quali stanno lavorando? Io non so dove dobbiamo andare. Queste sono le viette di Chernobyl. Allora, abbiamo preso il pollo, questo qua, e le patatine, perché avevamo voglia di pollo e patatine. A me le patatine sembrano poche, sinceramente, però un sacchettino e niente, pollo e patatine. Adesso mangiamo. Vi faccio vedere due cose che ho comprato al Lidl, così le proviamo insieme. Dato che è un video un po' diverso dagli altri, cioè che vi voglio far vedere quasi quasi tutto quello che faccio, perché cioè io non posso registrare 24 ore su 24, per cui vedete in breve praticamente quei 20 minuti, 25 minuti di vlog di tutta la giornata che io praticamente faccio. Allora, vi faccio vedere. Ho preso queste canottiere al Lidl. Questa ho preso una L, che è una 46-48. Queste l'ho pagate 10 euro, ce ne sono dentro 3. Con questi colori, infatti adesso le proviamo e vediamo come vanno e se mi vanno, perché la XL non c'era. E poi ho preso queste, le mutande tipo culotte, queste qui 8 euro più o meno. Ho preso una L, sempre una L, 46-48, c'è fino anche la XL, solo che boh, non c'era la L, per cui... Però mi piacevano questi colori. Adesso li apriamo insieme. Tanto io prima di provarli li metto... Cioè provarli, in senso... Prima di metterli li metto a lavare. Una blu. Così. Sperando che mi vanno. Che non sono male. Poi un'altra blu, una su un verdino, perché nella telecamera si vede un po' colori a caso, e un azzurro e due azzurri. Vado veloce, praticamente così. Poi li provo e vediamo se invece questi. Adesso li apriamo, sperando che mi vanno, perché l'intimo non si può cambiare, giustamente. Per cui, sperando... Adesso queste però le proviamo insieme.
perché tanto sono canotte. Però vediamo, allora sono fatte così, semplici. Semplici, anzi no, forse li posso usare anche per andare in giro. Così, semplici. Una azzurra, una su un verde scuro, più o meno. E l'altra blu. Dato che mi piacevano questi colori, ho voluto prendere questi, ma ce n'erano altri di colori. Infatti questa è una L. E niente, queste sono state le due cose che abbiamo, che ho acquistato, totale 17 euro, per cui adesso li proviamo. Volevo farvi vedere che anche se ormai Pasqua è passato, però ho trovato le carte di Memory di Chiara Ferragni, quelle che praticamente volevo nell'uovo. L'uovo ovviamente me l'ha comprato mia mamma. A Pasqua o Pasquetta, non mi ricordo. Comunque, vi lascio qua il nome di TikTok, così andate a vedere il video che ho fatto dell'uovo di Pasqua quando lo stavo aprendo e ho trovato le carte. Per cui vi lascio qua il nome, così almeno andate a vedere il video che ho fatto dell'uovo, che è una figata quel video lì che ho fatto io. E sono molto carine queste carte. Infatti l'altra volta ci ho giocato. Non da sola, però volevo farvele vedere, così se volete potete andare a seguire su TikTok. Ok, per cui adesso proviamo la canottiera e vi faccio vedere come va. Per cui facciamo la magia, anche se è il montaggio, vabbè, fa niente. Per cui magia adesso e dopo. Direi che mi va. Non è male come... È semplice, mi va. Direi che va bene. È anche carino. Beh, almeno così. Mi piace anche il colore. Sono belle. Comunque dovrei mettere anche questi a lavare, che già che ci sono questi qui, ovviamente chi ha visto il video delle uova di Pasqua sa che ho trovato le calze della Sabri. Chi conosce la Sabri lo sa, che è una youtuber che ha più di 2-3 milioni di iscritti. Comunque adesso metto anche questi. Non sono male però anche queste calze. Tanto alla fine chi li vede le calze? Nessuno. Qua sono questi qua, che sono carini. Ma l'avete già visti. Ok, allora. Oggi praticamente devo andare dai cinesi, al negozio dei cinesi, che devo comprare le suole per le scarpe. Devo comprare il numero del palloncino per il mio coniglio, perché mercoledì prossimo fa gli anni, per cui voglio fargli il vlog dove tra virgolette festeggiamo, per cui voglio festeggiare insieme a voi. E andiamo al negozio dei cinesi e poi andiamo all'hobby a fare un giro. Adesso vedo se riesco a riprendere. Riprendo, perché in teoria non si potrebbe riprendere nei negozi. Adesso andiamo e vi porto con me, che tanto è una bellissima giornata. Ok, mettiamo a lavare. Allora, vi do un consiglio: quando lavate i vestiti che prendete negozio, supermercati, eccetera, non dovete lavarli insieme alle vostre, diciamo, vostri indumenti, eccetera, perché non va bene. Può lasciare anche il colore, per cui io vi consiglio sinceramente di lavarli a parte, come sto facendo io adesso. Comunque adesso io faccio un lavaggio veloce, perché tanto sono puliti, per cui faccio 20 minuti di lavaggio e
e li metto dentro. Metto la mia pastiglia che non manca mai. 20 minuti e sono pronti. Così si asciugano al sole. Detto questo, ci vediamo dopo. Allora, sono arrivata a casa, ormai sono le 6, prima che diventa buio vi faccio vedere cosa ho preso, cosa ho comprato. Ve lo faccio vedere veloce perché così almeno concludo il video alla sera con un bel filmozzo. Allora, ho preso questi che mi servivano per le scarpe, che è la soletta, quella in gel. Poi... vabbè, il mio ragazzo ha preso le calze a 1,90€, quelle così. Poi ho preso i due palloncini che ho detto ne prendo due perché, dato che l'altra volta l'ho trovato un rotto, che non si gonfiava, alla fine ne ho voluto prendere due perché non si sa mai. E dato che il mio coniglio fa 7 anni, mercoledì prossimo, voglio fare il video, per cui gli ho preso il palloncino blu e non si sa mai il palloncino così, argento. I prezzi ve li dico dopo perché in totale sono 35,69€. Poi ho preso questo bastoncino per porta incensi, fatto così con le stelline, che poi ve lo faccio vedere quando lo accendo. Ne ho due però, cioè ne ho uno però. Poi il disco dell'orario per la macchina perché non ce l'avevamo. Ho preso le salviettine struccanti della Nivea. Queste sono biodegradabili e dato che mi ispiravano ho detto provo questi qua e ho preso questi. Vediamo come mi trovo. Poi ho voluto comprare questo, cristalli liquidi per i capelli, che è un olio di semi di lino al cocco. L'ho visto, ho detto ma mi ispira, quasi quasi lo provo e poi vi farò sapere se mi sono trovata bene. Ovviamente della Splendor, che è questo. Poi... sempre per la macchina la spugna auto, fatta così, l'ho voluta prendere perché voleva provarla. Poi ho preso il fermaporta, questo. Poi ho preso L'Oreal Paris, che è un gel per capelli per i maschi, questo l'ho preso lui. E poi questa soletta, un po' più alta perché ho detto buco, vediamo. Ne prendiamo due perché non si sa mai. E credo basta. Sì, e basta. Per cui in totale sono 35,69€. Allora, il gel per capelli 3,99€. Lo Splendior per i miei capelli 3,20€. La spugna d'auto 1,50€. 1,90€ non so che cos'è perché ci sono i numeri. Il disco orario 1,50€, fermaporta 1,20€, porta incensi legno 1,20€, palloncino 99 centesimi, cioè tutti e due 99 centesimi, le solette 2,90€, quelli marroni, invece la Nivea delle salvienti struccanti 2,40€, e invece l'altra soletta in gel 5,50€, più vabbè il sacchetto che è 10 centesimi, totale 35,69. Scusate se sono andata veloce, ma non voglio che questo vlog dura tanto.
per cui non so neanche quanto è durato, perché ho fatto tantissime clip che non so neanche io quanto è durato il vlog. Dovete capire che quando faccio un vlog, anzi quando fanno anche gli altri un vlog, non puoi sapere quanto dura un vlog, per cui fino a quando non monti il vlog non sai se dura tanto, se dura poco. Poi vabbè, sei tu a decidere se lasciare queste clip o tirarle via, eccetera. Io di solito le lascio quasi tutte, perché sennò tanto vale che registro una clip se poi non la metto su, in poche parole. Per cui, per farvi capire. Ok. Bene, allora, io vi saluto qui. Tanto vedete altre due clip. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, un po' diverso dal solito. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ovviamente con me, poi il vlog continua ancora un pezzettino. Voglio concluderlo fino alla sera, così almeno faccio un vlog quasi le mie 24 ore, ma non proprio di vlog, in breve. Però, vabbè. Accendiamo il proiettore col telecomando. Ok, così ci guardiamo un bel film. Fa rumore, ma è bellissimo. Ok, adesso scegliamo un film su Netflix. Comunque mi sto trovando bene con il proiettore. E anche con il telo che mi hanno regalato. Ok, stiamo vedendo se riesco a trovarlo. La serie. Per cui devo andare su serie. Qual è questo? No. Pensavo che era questo. Qual è questo qua? Ok. Dobbiamo finire di guardare questo. Siamo al episodio 3. Con questo noi ci vediamo al prossimo video. Prima che me lo segnalano per copyright. Sì, siamo al episodio 3. Sono 8 episodi, per cui stiamo finendo di vedere questo qua, che non è che sia tanto bello, ma vabbè. Per cui buon film per me, e noi ci vediamo al prossimo video, sperando che non è durato tanto. Ciao. Noi siamo al cinema. Poi non si vede da qua.